dell'appoggio di tutti, di qualsiasi persona può dare il proprio appoggio alla propria approvazione, perché noi singolarmente non siamo nulla, ma insieme possiamo dare tanto a questa comunità, possiamo dare tanto a questo paese. Revocare o sospendere immediatamente il decreto che prevede la chiusura a partire dal prossimo 1 gennaio dei punti nascita di Sapri e Polla in attesa dell'esito del riesame della richiesta di deroga e della presentazione del nuovo piano ospedaliero da parte della Regione. Questo, in sintesi, quanto chiedono i firmatari del documento frutto dell'assemblea pubblica tenutasi nell'auditorium comunale Giuseppe Cesarino di Sapri ed organizzata dal Comitato di lotta a difesa dell'ospedale dell'Immacolata. Nelle prossime ore verrà aperto un presidio permanente all'interno dell'aula consiliare del comune. Qui il comitato organizzerà le successive azioni di lotta fino ad arrivare, come soluzione estrema, alla serrata ed allo sciopero generale del territorio in una data che presumibilmente sarà quella del 15 dicembre. All'incontro hanno partecipato tantissimi studenti, molte mamme, gli infermieri e gli operatori sociosanitari, pochi medici, alcune rappresentanze sindacali. Risicata la rappresentanza delle istituzioni locali. L'unico sindaco in sala era quello di Maratea, Domenico Cipolla. È stata attenuata questa nostra difficoltà dalla vicinanza al comune di Sapri. Quante madri di Maratea sono venute a partorire a Sapri in questi anni? E non solo di Maratea, di molti paesi della Basilicata, dell'Alto Tirreno Cosentino, perché anche a Praia Mare, che è qui vicino, non è molto lontano, sempre Golfo di Policastro, sempre del Golfo di Policastro stiamo parlando, anche lì si è chiuso per ultimo in quel caso il punto nascita. Presente anche il vice sindaco di Caselle in Pitteri, Gian Piero Nuzzo. Diritto, cercando di salvaguardare uno dei pochi diritti che ancora non ci sono stati tolti. Quindi noi non stiamo chiedendo l'elemosina, noi non stiamo chiedendo né l'elemosina e non stiamo chiedendo né chissà quale cosa, noi stiamo cercando di salvaguardare quel minimo che ancora è concesso al nostro territorio per fare sì che la dignità, che non è una parola astratta, possa appartenere ancora ad ognuno di noi. Per il comune di Sapri c'erano gli assessori Falce e Di Donato. Cerca il cittadino, usino che aveva sta là. C'hanno tutto l'interesse a mantenere il territorio vivo, per cui quando c'è stato l'incontro con la quinta commissione c'è stata una collaborazione forte da parte dell'amministrazione regionale a voler risolvere il problema. Da parte sua, il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook di aver concordato, assieme al presidente della comunità montana Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza, per la settimana prossima un incontro, l'ennesimo, con tutti i sindaci del Basso Cilento. Dal palco, uno dei componenti dello storico comitato di lotta per l'apertura dell'ospedale di Sapri del 1979, Edoardo Rina, ha invitato i sindaci a togliersi la fascia tricolore ed a consegnarla al prefetto presentando le proprie dimissioni. Noi allora vincemmo contro i sindaci, tutti, non ce n'era uno a favore nostro, ritenevano velleitaria la nostra battaglia, la nostra lotta, perché sapevano con la coscienza sporca che l'ospedale doveva essere tenuto lì finché non si sarebbero messi d'accordo per governarlo in maniera lottizzata, come poi è avvenuto, perché se questa struttura denota anche qualche scricchiolio oltre al punto specifico di cui trattiamo, ci sono responsabilità.